Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova live reaction. Fiorentina-Milan, partita tosta, molto difficile al Franchi. All'andata vincemmo in casa 1-0, molto a fatica. Vediamo come andrà oggi. C'è da sottolineare che la Juve per l'ennesima volta ha perso e quindi abbiamo l'occasione di allungare sui bianconeri in vista della corsa al secondo posto, che non è un granché, ma è quella che c'è rimasta. Bravo Ciuquese, che giocata! Vai, tira! Giruno centrale! È incredibile, qua Ciuquese ha fatto tunnel, conduzione, poi l'ha data a Giroud che ha tirato centrale, ma devo dire, bella giocata. Ciuquese, che chissà, magari dopo il gol al Verona si è svegliato. Sì che ti fa Milan Belotti, vai Leao! Mannaggia! Ha fatto tutto bene, poi come al solito gli manca il tiro. Ma dai, però era anche facile qua, dopo che si era liberato. Leao. Bella Ciuquese, nuovo! Parata di Terracciano, Ciuquese stasera è on fire, eh? Anche di testa sul bell'assist di Leao. Terza occasione bella che creiamo, dai, eh! Bello! No! Perché Leao non c'è andato? No, non ho capito. Parata di Terracciano, vediamo. Testo di Tomori, parata di Terracciano. Ah beh, Leao comunque forse era fuori gioco. Cioè, quarta occasione importante che creiamo, dai però, mannaggia. Ciao, fallo sciocco e ammonito. Ciao, mi sembra proprio sempre quello più in difficoltà ogni volta dietro. Già prima dell'infortunio faceva fatica, quando è rientrato dall'infortunio sembra in grosso ritardo di condizione. Anche qua ha fatto un fallo abbastanza sciocco e netto. Fallo e giallo, bravo Leao, si è guadagnato una bella punizione. Mannaggia Martinez, quarta ce l'aveva il Fanta, vabbè, li prendo già. Oh no! Bravo Maignan! Ferma Belotti, qua la Fiorentina si era trovata con un solo passaggio con Belotti davanti al portiere. Si era aperta la difesa del Milan. Bravo Maignan in uscita a coprire lo specchio. Primo grande rischio per il Milan però. Oh! Mamma mia! Icone fuori di poco. Oh però, cioè, allora, quello di prima ok, ma qua Icone gli arriva la palla da calcio d'angolo, nessuno che lo chiude. Cioè, ha tirato da dentro l'area, tutto solo. Come al solito noi in difesa. Andata bene. No! Ma perché? Questo attiamo l'abbiamo combinato. Anche Bennacer stasera mi sembra un po' rincoglionito. Due o tre volte che tiene troppo la palla. Ma praticamente ha perso palla al limite dell'area per tenerla troppo a lungo. Oh, sveglia, cioè premono. A un certo punto la palla scarica. Così lento stiamo rischiando in sta palla messa in mezzo dai Icone. Adesso la Fiorentina spinge dopo un inizio ottimo per noi, ora stiamo soffrendo. Sì, anche qua è stato Ciao che ha rinviato la palla nel mezzo dell'area piccola. Ciao proprio. Poi Leao no! Terracciano con la mano. Pure Rino. Ha fatto bene qua Leao. Sovrapposizione. Aveva poco specchio, ma l'aveva angolato bene. Terracciano con la mano così è riuscito a prenderla. Bravo Reinders in dribbling. Reinders! Ancora Terracciano. Bravo. Queste iniziative ci vogliono. Dai, siamo tornati a spingere un po' di più noi adesso, dopo un momento di sofferenza. La partita che va un po' folata. Bella palla di Ciuquese per Leao, ancora Terracciano, oh, ma stasera le prende tutte, cazzo. Ciuquese però stasera sta facendo bene, bisogna dire che finora ha fatto tutte le cose giuste Ciuquese, anche questa era una gran bella palla. Ma che c'è spazio, Reinders, Leao. No, Giroud, ho sbagliato ancora, gli ha messo un cioccolatino Leao sul dischetto del rigore.
L'unico problema è che era sul destro, lui è sinistro. Era praticamente un rigore di destro. E l'ha alzata. Dai però, quante ne stiamo sbagliando stasera, ragazzi. Fine primo tempo. Un buon primo tempo del Milan, che ha rischiato qualcosa, ma ha creato tanto e sbagliato tanto, purtroppo. Speriamo bene per il secondo. Appena iniziato il secondo tempo, dai ragazzi, che avevamo chiuso in crescendo il primo tempo, speriamo di continuare così. Dai, Chukwueze, Leao di tacco! Loftus Cheek! Grande Giao, vieni qui! Mamma mia, Loftus Cheek, ormai l'ho detto sempre, è lui il nuovo Giroud, segna più di Giroud, ormai è la nostra punta, punta per l'anno prossimo, Loftus Cheek. Grande giocata di Leao col tacco, poi Loftus ci ha messo un po' per controllarla, ma alla fine l'ha messa dentro. Dai ragazzi, meritato, meritato. Brava Giava, meritata anche te, è stata bravissima. Brava, brava. Assist di Leao se ti interessa. Se c'hai un più uno. Oh, cazzo. Duncan. Però noi dietro la banda del buco, cioè si è aperto uno spazio chilometrico per Duncan, porco Giuda. Però tra Bennacer e Renders hanno aperto un'autostrada per Duncan, ragazzi. Dai, tutta sta fatica per passare in vantaggio meritatamente, poi sto buco dietro. Già un minuto fa aveva rischiato lasciando un buco per, credo fossi con E. Adesso, noi dietro niente, noi la possiamo fare, noi la possiamo fare a non subire dietro. Vai, Leao, 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 2-1, mamma mia che inizio di secondo tempo, succede di tutto. Qui Leao aveva Chukwueze di fianco che poteva servirlo, ha voluto fare da solo. Ma ha fatto bene perché ha segnato ed è giusto anche che segni, dico che non segna mai. 11 gol in stagione, 11 assist, la faccia che non segna. Dai allora, così non mi dico più che non segna in campionato. Devo dire, partita super divertente finora. Nel primo tempo un sacco di occasioni sbagliate, un po' da entrambe le parti, anche se più da parte del Milan. E il secondo tempo è iniziato 8 minuti, già 3 gol, pazzesco. Ha fatto gol Leao, eh? Oh, c'è già gol e assist di Leao. Bella la giocata Reinders, Leao. E ancora il tiro, ancora parata di Terracciano. Oh, stasera le ha parate tutte. Azione confusa, che era partita con un bello scambio tra Reinders e Leao. Poi la palla è arrivata a Florenzi, altra grande parata di Terracciano. Entra Okafor, io spero per Giroud, perché stasera Giroud non c'è proprio. È come giocare con uno in meno stasera. È lento, involuto, spero lo metta come falso 9 al posto di Giroud. Ed entra anche Musa. Ma invece no, lo metto al posto di Leao. Io non sono d'accordo su nessuno di questi due cambi. Per me Musa doveva entrare al posto di Bennacer e non di Reinders, perché Bennacer era stato quello più in difficoltà. Così come non doveva uscire Leao, ma doveva uscire Giroud, secondo me, e Okafor doveva giocare lì. Due cambi che non mi trovano per niente d'accordo. Tra l'altro manca ancora parecchio, sta 2-1, quindi non è che dici la partita sta 3-0, vuoi preservare alcuni dei tuoi uomini migliori, no? Boh, scelta abbastanza strana, secondo me. Oh! Che parata, Maignan! Mamma mia, sta partita veramente da un lato dall'altro si va, eh? Grande tiro di Belotti, qua Maignan ha fatto un paratone, secondo me. Eh sì, grande parata di Maignan questa. Comunque di nuovo troppi spazi, cioè noi davvero li facciamo entrare in area con una semplicità disarmante. E quello che io non avrei tolto un contropiedista come Leao, cioè. La partita è tutt'altro che chiusa, dobbiamo sfruttare i contropiedi adesso, che la Fiorentina ci lascerà spazio. Giroud che serve in contropiede, con tutto l'amore. Oddio, ancora Belotti di testa. Per fortuna non ha dato forza, però occhio, stiamo rischiando un po' tanto adesso. Ancora troppo spazio qua per Belotti, angolo.
Però davvero, cioè, li facciamo arrivare quasi dentro l'area così? Ah, prego, si accomodi. Boh, c'è qualcosa che non va tra centrocampo e difesa. Ah. Oh! Che cazzo ha parato Maignan? Così, dal nulla. Oddio. Un rilancio da rimessa laterale. Tomori ha mancato l'intervento. E ancora Maignan che ci salva il culo. Su Mandragora. Però veramente dietro, cioè a parte Maignan che sta facendo una partita meravigliosa stasera, gli altri sviste, errori uno dietro l'altro. Centro nord americana con Timmy e 6 Pulisic per Chukwueze. Arriva una Sara smaltata per gli scampoli finali del match. Felice del gol assist di Leao. Però Pioli l'ha cavato nel suo momento migliore, non ho capito perché. No, davanti, davanti, togliete sta palla. Mamma mia, oh, non riusciva a liberarla. Che sofferenza. Oh, ma perché ha fatto quei cambi? Da quando ha fatto quei cambi ci siamo abbassati tantissimo. Vai Musa, sgaloppa Musa. È troppo tardi, Pulisic è fuori gioco. Pulisic ha segnato, ma era già vista la diretta. Ma cazzo, gliela ha passata con un pelo di ritardo. Dobbiamo sfruttarli meglio se contro qui. Voglio spegnere i bollenti spiriti fiorentini. Ma un 77esimo, già non è 90esimo. Oh, Nzola, chi si rivede. Il grande flop del mercato della Fiorentina. Giro stasera non c'è, non ho capito perché non l'ha sostituito lui al posto di Leao quando è entrato Cafone. Non ha azzeccata nulla stasera, non ha azzeccata neanche una. Secondo me Giro è già con la testa in MLS in America ormai. Los Angeles. Los Angeles fa cagare. Tanti metri e anche lui è andato a giocare con Jovic. Ha preso la posizione anche il pallone. Jovic non giochi più con la Fiorentina. Ho detto che pensavo di giocare con la Fiorentina, ma è stato serio. Questo è 30 anni, il sordo. Cerca di sordo. Tra l'altro da quel lato. I due centrali della Fiorentina. Cioè i tappi. Ne hanno oggi partita da 8 finora. Sulla sponda di Cole per Nzola. Guarda, l'ha preso da una grande mano. 4-4-2 con i due attaccanti. Dreams are my reality. Lunga e tesa di Caiode. Ma questo c'ha una rimessa laterale che è un missile Caiode. Partita, era un tiro in porta praticamente la rimessa laterale. Dai, dai, 89, dai. Ai, qualcuno vada su Barak. Meno male che Barak è scarso. Meno male. Non so cosa ha voluto fare. Poteva fare tutto. E ha scelto l'appoggio esterno verso, verso nessuno. Per fortuna. Che è giallo? Che è giallo? Perché è morto. Ah, questo è il classico giallo di Maresca. Non so cosa gli è successo. Madonna, perché hai esultato? Dai, per aver messo la palla di fianco a 2 metri, su Maresca, anche te. Infatti arriva il cartellino giallo per Loftus-Cheek. Che palle. Era diffidato. No, no, era diffidato Loftus, no. Sei sempre tu Maresca, perché me lo devi ammonire adesso che era finita la partita? Pulisic, Pulisic. Niente, Carracciano stasera. Quante ne ha parate? Vabbè, dai, angolo. È finita. E con Maresca protagonista che prende la palla in mano per fischiare la fine. Abbiamo vinto anche al Franchi. 2024 in campionato. Stanno. Pazzesco. E più sei dalla Juve.